Abbiamo il piacere di poter fare quattro chiacchiere con Giovanni Foppi, amministratore delegato di GTT Torino, e abbiamo qualche domanda per lui. La prima è su Torino. Torino è una città elettrica, ormai da molti anni, grazie alla metropolitana, al tram e alla filovia. Oggi, grazie alla messa in servizio di autobus elettrici, l'offerta si amplia. Quali sono i prossimi passi verso una mobilità a zero emissioni? La nostra azienda è Torino, sicuramente una delle realtà dal punto di vista dell'elettrico che è partita per prima e che ha fatto dei grandi passi avanti. Oggi noi abbiamo circa un centinaio di veicoli che sono in esercizio e sono elettrici. La nostra produzione del servizio del 2001, il 46% è tutto elettrico, cioè che vuol dire bus elettrici, vuol dire tram e vuol dire metro. Il 23% è metano. Noi contiamo attraverso gli investimenti e quello che noi dobbiamo fare nell'ambito del nuovo piano industriale, di arrivare nel 2023 al 67% di completamente elettrico, mantenendo sostanzialmente una quota analoga o analoga del metano, puntando ovviamente in modo massiccio sull'acquisizione di veicoli elettrici. La pandemia ha sottolineato l'importanza del trasporto pubblico, mentre il PNR ha accelerato alcuni passaggi in tema di digitalizzazione e transizione energetica. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è un'occasione senza precedenti per l'Italia e per il TPL nostrano. Ma le aziende del trasporto pubblico locale tricolori sono pronte a questo cambio di passo? Sicuramente le aziende delle principali città italiane hanno sicuramente la capacità e la competenza. Per quanto riguarda la nostra, senza dubbio. Noi dal punto di vista sul PNRR è una grande opportunità per integrare ulteriori risorse e portare ulteriori investimenti sempre più verso l'ecologico per aumentare sempre di più la quota dei veicoli elettrici che utilizzeremo, visto i risultati importanti e significativi sia dal punto di vista della qualità del servizio e anche dal punto di vista dei costi gestionali. Per quanto riguarda la digitalizzazione, noi siamo un'azienda che ha un'esperienza trentennale su questi aspetti e è evidente che è un altro di quegli aspetti su cui continuiamo e vogliamo continuare a operare nell'ambito dei nuovi sviluppi, dei nuovi servizi attraverso i MaaS, e noi contiamo di diventare un operatore importante su questo fronte e continuare a utilizzare i fondi che speriamo di poter acquisire attraverso il PNR o comunque attraverso delle nuove forme di finanziamento per poter continuare in quello che abbiamo fatto. Abbiamo fatto dai sistemi di informazione, dalle piattaforme, dai sistemi di pagamento evoluti. Noi su questo siamo sicuramente in una posizione diciamo, di rilievo a livello nazionale e continuiamo assolutamente di rafforzarlo.